punti di forza del Museo Civico di Asolo sono i personaggi che hanno vissuto questo fantastico borgo. Il più noto probabilmente è Leonora Duse, attrice teatrale molto famosa e molto conosciuta in realtà a livello internazionale. La vediamo ritratta in questi quadri qui esposti. Una particolarità, spesso si faceva ritrarre di profilo perché riteneva di avere un volto fortemente asimmetrico, quindi preferiva effettivamente essere ripresa non frontalmente. L'attrice nasce nel 1858 e divenne famosa fin da subito anche perché venne cresciuta a pane e teatro sostanzialmente, perché viene da una famiglia di attori, quindi ha sempre frequentato il mondo del teatro. Anche per questo motivo, diciamo, sfuma un po' il confine tra il personaggio Leonora Duse e la persona che nel nostro museo effettivamente torna un po' a vivere, oltre al personaggio attrice, anche perché la collezione legata a Leonora Duse, che viene appunto conservata all'interno del museo, venne donata dalla figlia dell'attrice, quindi ci sono sia elementi di scena, arredi di scena, costumi, ma anche cimeli effettivamente a lei appartenuti. Perché Eleonora Duse ad Asolo, visto che nacque a Vigevano nel 1858? Beh, perché frequentando il Salotto Veneziano, città che ovviamente lei frequentava molto spesso per via del teatro, per la società che viveva a Venezia, conosce delle persone, degli intellettuali che frequentano Asolo. Infatti Asolo era molto frequentata da tutta una serie di personaggi, scrittori, artisti, soprattutto del mondo anglosassone. Uno di questi, il più famoso per noi, è Robert Browning, che viene qui ritratto. In questo ritratto c'è anche una spinetta a lui appartenuta che suonava appunto qui ad Asolo. E per noi Robert Browning, che era un poeta appunto inglese, è molto importante perché lui conia una parola divenuta fondamentale nel nostro lessico, che è asolando. Cosa significa asolando? Semplicemente camminare per le strade di Asolo, godere del panorama, godere di un momento di passeggiata, di tranquillità. E un altro degli inglesi molto importanti che ha frequentato Asolo è Herbert Young. È molto importante per noi perché ha donato la sua casa asolana a un altro dei tre grandi personaggi che abbiamo qui ad Asolo, che è Freya Stark. Andiamo a scoprirla nella sala a lei dedicata. Questa sala è molto recente perché è stata inaugurata soltanto qualche anno fa, in occasione dei 25 anni dalla morte di Freya. Freya nasce nel 1893 e muore nel 1993, quindi visse 100 anni tondi tondi. Ed è un personaggio molto importante per noi ad Asolo, non solo perché ci ha vissuto, naturalmente, ma anche perché era un personaggio molto curioso. Perché? Perché era una viaggiatrice. Una grande viaggiatrice in un momento storico in cui era difficile essere una viaggiatrice come lo è stata Freya. Pensate che si imbarca da sola su una nave diretta verso il Medio Oriente nel 1927, quindi in un periodo molto difficile in cui la donna non era ancora così emancipata, neanche si sentiva forse così sicura di andare in giro in Medio Oriente, in luoghi tra l'altro inesplorati, da sola. Ma perché? Perché aveva questa vocazione per il viaggio. Viaggi di cui lei raccontava, infatti era una scrittrice, qui uno degli arredi più importanti della sala è appunto lo scrittoio. Questo scrittoio circolare è una replica di uno scrittoio che lei si è fatta fare proprio per la sua casa asolana, che effettivamente appunto è esistito e adesso è in Inghilterra. E perché circolare? Perché un po' ricorda un punto fermo attorno al mondo, e anche il cerchio naturalmente dà un'idea di convivialità. Anche gli altri arredi sono legati direttamente a Freya e alla sua casa asolana. Qui ci sono appunto dei bauli e delle valigie che naturalmente ricordano il tema del viaggio, che è fondamentale per descriverla. E vedete, sono anche conservati alcuni oggetti a lei effettivamente appartenuti e donati dalla sua dama di compagnia. Avete visto anche che la sezione è
interattiva, quindi si possono sfogliare dei ricordi di viaggio, delle fotografie e anche dei disegni, perché oltre a raccontare i suoi viaggi, oltre a fare i suoi viaggi, lei disegnava i suoi viaggi, fotografava quello che vedeva e addirittura faceva le cartografie dei luoghi che lei visitava e che non erano, come vi dicevo prima, non erano ancora così noti, non erano ancora esplorati. L'ultimo arredo importante, molto importante, è l'armadio. Anche questo è una replica di un armadio che esisteva in questa casa asolana che vi ho citato, appartenuta a Herbert Young e donata a Freya Stark, in realtà donata alla madre, Flora Stark, una pittrice. E infatti l'armadio originale, che ancora si conserva a Villa Freya, è tutto decorato appunto dalle pitture della madre. E anche qui, come potete vedere, sono conservati alcuni oggetti appartenuti effettivamente a Freya, e anche questi ricordano molto della sua vita e dei suoi viaggi soprattutto. E l'ultima delle tre donne famose, importanti per il nostro borgo, è Caterina Cornaro, in un certo senso forse la più famosa perché fu addirittura una regina. Qui nella sala a lei dedicata si conservano alcune opere, alcuni oggetti che non le sono magari realmente appartenuti, ma che si legano direttamente alla sua storia. Lei è nata nel 1454, quindi è la più vecchia, tra virgolette, delle nostre famose donne asolane. A 14 anni Caterina Cornaro viene data in sposa al re di Armenia, Cipro e Gerusalemme e quindi molto giovane inizia la sua nuova vita a Cipro. Lì riesce a regnare insieme ovviamente al re consorte per una ventina d'anni. Poi in realtà decide di abdicare al trono, soprattutto successivamente ovviamente alla morte del re di Cipro, in favore di Venezia, che finisce per occupare direttamente i territori appartenenti alla famiglia Lusignano che regnava appunto su Cipro. Quindi Caterina torna a Venezia e anzi in particolare torna ad Asolo, perché ad Asolo Caterina si dice, scolora un po' nel mito questa cosa, però ha creato una corte nel castello qui di Asolo illuminata in un certo senso, perché molti erano gli artisti, gli scrittori e i poeti che hanno frequentato il castello e soprattutto la corte di Caterina Cornaro. Una testimonianza di questo, per esempio, potrebbe essere anche la palla d'altare di Lorenzo Lotto che c'è nella cattedrale di Asolo, che ovviamente vi invito a visitare quando verrete a vedere il borgo, perché nelle fattezze della Madonna che viene rappresentata pare siano appunto le fattezze di Caterina Cornaro. Quindi, come avete visto, Asolo è stata frequentata da sempre da personaggi importanti o anche meno importanti del mondo della cultura e non solo. Qui ne vedete appunto alcuni altri importanti che ho avuto modo di citare durante la visita, ma questa frequentazione del borgo continua perché sono ancora tanti personaggi più o meno illustri che continuano a frequentare il borgo.